Buongiorno bimbe. Allora Vanessa, tu a maggio cosa fai? La comunione. Quindi oggi dove andremo? A pranzo nel ristorante che abbiamo prenotato per il giorno della tua comunione e andiamo ad assaggiare i piatti che cucina. Va bene? Quindi tra poco vi andate a preparare. Buongiorno. Gasper sta distruggendo la cucina, ma nulla. Andiamo, scusate. Gasper, cosa stai combinando? Guardate, guardate. Cosa stai combinando? Stai giocando col Buster? Sì, è felice così. Eccolo là, vedete? A posto? Ti abbiamo beccato, eh? È inutile che fai finta di niente. Comunque, tra poco, bimbe, vi andate a preparare, eh? Che così usciamo, va bene? Bimbe? Siete pronte? Ma che casino, ancora il letto dobbiamo fare. Ani, ascoltami un secondo. Ani, pronto? Vai a lavarti i denti. Dai, dai, che dobbiamo uscire, ci stanno aspettando, eh? Cucciola. Vediamo un po'. Bravo, amore, ti sei lavati i dentini. Sentire? Oh, che buono, bravo. E ciu, salute. Brava, adesso andiamo a fare il letto, che è ancora in disordine, e poi lo andiamo a mangiare, ok? Hai fame? Speriamo di mangiare bene. Wow, ma è tuo, fammi vedere. Che bello, è a forma di bocca. Mamma mia, vediamo un po'. Io sono la mamma, io sono due. Ma ne hai più di me, mi sa. No, te ce le due, io ce le due. Io ne ho tre. Io ho questo, e poi ho Angel e Alien. Guardate. Vediamo. Stai mettendo? No, no, io no, metti, grazie. Metti, lo metto qua. No, metto il mio. Voglio mettere il mio. Deve vincerla sempre. No, ma è buono. Buono, buono, buonissimo, freschissimo. No, devi metterne uno solo, perché due profumi insieme poi puzzano. Devi metterne solo uno, ok? Ok. Va bene. Ok, siamo partite per andare a fare la... Anastasia! Ani! Io glielo tolgo, basta. No, no, te lo tolgo perché non è possibile, sei sempre attaccata. Ah, ma non sei col cellulare, perdono. Credevo stessi guardando il telefono. Fa niente, amore, non ti preoccupare. Puoi farcela anche senza borsa. E vabbè, pazienza, c'è il mio, dai, eh? Eventualmente, ma non è vero, non te lo darò mai. Tutto bene, Ani? Non hai caldo? Perché pensavo che stavo giocando. Ma cosa stai facendo? Ah, ok, sì, credevo stessi guardando il telefono. Va bene, dai. Avete fame? Io sì. Tu? No. No. Poi scegliamo il menù per la comunione, amore. Ah, perché è la comunione di Vanessa? Stiamo andando nel ristorante dove faremo la comunione di Vanessa. No, amore, oggi non è la comunione di Vanessa. È il, a maggio. Dove si fa? Qui in questo posto dove stiamo andando adesso. Dove si fa? Mettere la testa dentro all'acqua? Sì, li lavano i capelli. Io devo portare lo shampoo e il balsamo, però. No, amore, quello è il battesimo. Poi vedrai cosa faranno, ok? Poi lo farai anche tu, quando crescerà. E oggi? No, amore, è a maggio. Quando? Tanti. Stiamo andando solo nel ristorante oggi. Hai capito? Non stiamo andando in chiesa. A mangiare, sì. Siamo arrivati nel locale. E cosa c'è lì? Un'altalena. Però la signora cosa ha detto? Che poi ci saranno anche più giostrine a maggio, vero? Perché adesso è ancora un po' prestino. Vuoi andare, Ani? Sì? Vuoi fare l'altalena? E andiamo, dai. Sì, mancano i sedili, però ci si può sedere lo stesso. È ora del dolce. Andiamo a mangiarlo? Non lo volete? Non vi va? Giardina, andiamo? Andiamo a mangiare il dolcetto? Allora, intanto vi voglio fare una domanda. Avete mangiato bene? Sì. Quindi siete felici di aver scelto questo locale per la comunione? Sì? Poi dobbiamo scegliere il menù. Com'è, bimbe? Anastasia, a te quando hai un dolce sotto mano ti viene l'appetito? Tu tirami su, è buono, Ani? Oh, amore, siamo tornati a casa, stiamo giocando col Gasperino e devi fare un po' di compitini adesso, che poi stasera dobbiamo andare a giocare a bowling. Ok. Posso mettermi in pigiama? Sì, dai, mettiti in pigiama così sei più tranquilla, dai. E poi dopo... E poi ti cambi, sì, va bene. Stai facendo i compiti? Sì? E stasera dove andiamo? A bowling! Sì! Andiamo a giocare a bowling? Sì.
Ok, adesso allora facciamo tutti i compitini, così domani siamo tutti belli liberi e non abbiamo nessun pensiero e stasera andiamo a giocare a bowling, ok? E allora? Vieni. Ma cos'è che ha? Perché è così arrabbiata? Tutto strano, Vanessa. Cioè, hai ripensato? Vuoi venire a fare pace con noi? No! Perché? Vieni. Ma cosa ti abbiamo fatto di male, Vanessa? Vane! Vieni qua! Oi! Ehi! Quando una persona chiede scusa... Quando una persona chiede scusa, le scuse vanno accettate, hai capito? Maria! Cosa ti ha fatto di così grave? Dai, Vanessa, fai pace, ma non vedi che sta piangendo? Vanessa, fai pace. Vanessa, fai pace. Fai pace. Fai pace. Fai pace, muoviti. Vanessa, fai pace con lei, Capito? Ani, non piangere. E poi farà pace, non ti preoccupare. Stai tranquilla, amore. Perché non vuoi fare pace? Sembri un pipistrello. Perché non vuoi fare pace? Spiegacelo, dai, spiegalo ai nostri amici. Perché non vuoi fare pace? Perché dice che tu, quando lei te lo chiede, tu non vuoi farlo, è vero? No. No, vero? Non è vero, amore, vero? Non ti girare, amore. Allora, visto che la situazione è questa, tu ti giri dall'altra parte e stai piangendo, tu invece non ne vuoi sapere di fare pace, stasera stiamo a casa. Perché tanto i compiti tu non li stai facendo, Vanessa, e stai trovando la scusa per non farli. In casa c'è il solito disastro. Vabbè, Anastasia stava facendo i compiti, stava ritagliando. Vai, amore, vai a fare i compiti, vai, amore, non ti preoccupare. Fai pace? Dopo allora fai i compiti, ok? Se stasera vuoi uscire, d'accordo? Amore, dai, amore, finisci di fare i compitini, non ti preoccupare, che ci manca matematica e poi abbiamo finito, va bene, amore? Ti ha dato un bacino, Vanessa? O gliel'hai dato tu? Gliel'hai dato tu? Però lei l'ha preso il bacino, vero? Allora dopo andiamo a chiederle di far pace? Finiamo i compiti? Sei contenta? Sì, adesso. Non piangere più, eh? Dai, su, pace fatta, per favore, perché altrimenti oggi pomeriggio diventa difficile da terminarlo. Guarda il ditino, guarda. No, fallo bene. Dai. Brave. Oh, amorine, che belline che siete. E non litigate, che io ci rimango male. Comunque, Anastasia, anche tu, quando Vanessa ti chiede di far pace, dovete farla, Non soltanto lei. Dai, bacione. Bravissime le mie bambine. Allora, bimbe, sembra che la pace sia stata fatta completamente. Anastasia, posso vedere come sei vestita? Ti prego, sei bellissima. Questo è un regalo di papà. Papà si sta sbizzarrendo e sta comprando a Vanessa, che fa i pop, un sacco di completi, ma ne ha preso uno anche a te. Fammi tagliare le manine. Oh, sei bellissima, da pollino. Dai. Ehi. Ma come stai bene, Anastasia? Allora, non ho finito di parlare. Che bello, il mio vecchio telefono. Torna a me. Torna a me, telefono. Torna a me. Stop. Ah, guardatemi, ascoltatemi che vi frizzo, se no, Guardate che vi frizzo, Guardate che vi frizzo, Allora, dobbiamo uscire stasera, sì o no? No. Volete andare al bowling? Sì. Ok, bagnetto, vado a preparare l'acqua? Sì. Bagnetto pronto, eccoci qua. Altissima l'acqua, ragazzi, stavamo per farlo uscire fuori dalla vasca, perché io nel frattempo sono andata... Io non ti posso riprendere perché sei già nuda e quindi buon bagnetto, ci vediamo dopo. Mi raccomando, bambine, non fate giochi pericolosi con l'acqua,
D'accordo? Tipo... Che lei era tipo l'ultimo che hai fatto, che ti stavi soffocando e non respiravi più, te lo ricordi? Ah! E bimbe, bagnetto finito. Bravissima, hai mangiato un po' di fragole. Guarda che fragole, ragazze, sembra una bistecca, non una fragola. Vero? No, fa vedere. Le mani c'è. Mi sono sporcata, guarda. Sì, no, in confronto. Deve essere il papà. Papà fragola. No, ma papà fragola, mamma figlio. Veramente, ma ragazzi, ma queste fragole non sono naturali per niente. Cioè, non credo che esistano. No, sono veramente buone. Sono buone? Eh beh, sì. Va bene, dai che tra poco usciamo. Non litigate più, vero, come stamattina? Sì, no, non le voglio più, Ani, tu le vuoi? No. Sì, Ani, prima che finisce quella fragola lì, è capodanno. E là, siamo arrivati al bullying, cosa c'è? Oh, pallacanestro, amore. Ce la fai? Prontissima, tieni di forte. Vuoi provare a tirare senza il carrellino? Ma come si fa? Ti aiuto io? Vuoi provare? Ok. E col carrellino? Piano, piano, piano. Tornate a casa, siete già in pole position per dormire. Oggi è stata una giornata molto impegnativa, fuori a pranzo, compiti, litigio e bullying serale. Vi siete divertite? Sì. A parte la litigata di oggi, però è stata una bella giornata, vero? Sì. Dai, allora adesso andiamo a dormire. Cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao.